La sua latitanza è terminata nei pressi di Malaga, in Spagna. Davide Pasquali, 30 anni, relativamente giovane, già con un curriculum criminale di tutto rispetto. Era fino a ieri uno degli uomini più ricercati della criminalità romana. Fuggito da Tor Bella Monaca, è stato fermato con documenti falsi. Secondo la direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, è sospettato di essere una figura cardine in una delle più grandi piazze di spaccio della periferia capitolina. Lo scorso aprile si era reso irreperibile, sfuggendo alla cattura dei carabinieri. In quell'occasione i militari decapitarono l'organizzazione attiva a Tor Bella Monaca, arrestando 50 persone. Nei confronti del trentenne era stato emesso immediatamente un decreto di latitanza e un mandato di arresto europeo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato rintracciato grazie alla collaborazione tra Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e l'Unità Spagnola della Rete Europea per la Ricerca dei Latitanti Più Pericolosi.